Questo periodo mi sto un po' dando la pazza gioia. Questa volta non c'è nulla di mica appeso. Strano. Ma sono stata da Tiger. Comunque, ho qui una bella bustona. E stranamente ho anche lo scontrino. Allora, inizio subito facendovi vedere queste tovagliette. Eccole qui. E sono le tovagliette, diciamo, quelle per mangiare, che noi almeno usiamo per mangiare, e, diciamo, quelle all'americana. Sono fatte davvero carine queste. Come vedete, sono tutte quante intrecciate. E sono comunque rigide. Non di stoffa, sì, non sono plastificate, ma sono di stoffa. E appunto abbiamo preso le tovagliette nuove per cambiarle di questo bellissimo color Tiffany. Cioè, io appena ho visto questo colore ho detto no, lo voglio. E queste qui vengono solamente 1 euro l'una. E tant'è che infatti questa cosa io e mia madre siamo assolutamente rimaste cioè soddisfatte, perché l'ultima volta le avevamo prese da casa, che è un negozietto simil Maison du Monde, e se non sbaglio l'avevamo pagata 4-5 euro l'una, che sono i prezzi anche che si trovano un po' all'IKEA e in questi negozietti comunque di casalinghi. Invece queste qui sono davvero carinissime, come vedete non sono molto grandi ma nemmeno piccole, cioè sono proprio perfette per mangiare. E poi questo bellissimo colore mi ha assolutamente colpito. Poi, ormai ero entrata in fissa con questo colore e ho preso questo organizer fatto in stoffa. Anche questo qui ha questo motivo intrecciato. Anche questo color Tiffany è più o meno sì, lo stesso colore delle tovagliette. Secondo me questo è davvero carinissimo perché ha questo spazio molto molto ampio, come vedete all'interno, e intorno a tutte queste taschine che non sono poi così piccole. Non so se comunque riesco a farvi rendere un attimo. Io questo qui l'ho preso per metterlo sul mobiletto del bagno, visto che c'è un casino lì sopra assurdo, e ogni volta cade qualcosa, inevitabilmente cade qualcosa, perché ci sono gli struccanti, ci sono le creme, c'è il face cleansing dell'Imetec, che altro c'è? Ci sono i dischetti, ci sono i solventi per le unghie, le creme mani, quindi c'è davvero tantissime cose. Ed è un mobiletto piccolo tra l'altro, quindi è tutto tipo lì ammucchiato e cade di continuo le cose. Quindi ho pensato di mettere qui dentro tutti quanti i prodotti per la detersione del viso e lo struccaggio, e qui nei vari buchettini più piccoli, e non lo so, penso magari di mettere le creme, i campioncini delle creme, il face cleansing. Comunque voglio cercare di raggruppare tutto il più possibile qua dentro in modo che rimane un attimino più ordinato. Magari metterò sicuramente una foto su Instagram se mi seguite, o se riesco magari ve la leggo qui da qualche parte, perché secondo me è carinissimo. E un altro modo che secondo me è perfetto per l'utilizzo di questo contenitore è quello di mettere qui nella tasca più grande, nel buco più grande, le palette più grandi, e nelle taschine laterali le varie palettine piccole, come ad esempio quelle di Kiko. Secondo me qua dentro forse anche quelle della Moa entrano, e se potrebbe essere davvero un'ottima idea per organizzare le palette. Tant'è che sono davvero tentata, quando ci ricapito, di prenderne un altro per metterle in questo modo, però non lo so, vedo un pochino. Comunque questo è davvero molto molto carino e viene 4 euro. Poi, oddio, non so dove mettere la roba. Ok. Poi abbiamo preso i cotton fioc, questi sono semplicissimi. Sono 200 leggere cotton sticks e non hanno assolutamente nulla di particolare. Stavo cercando di leggere se c'era scritto qualcosa, e sono quelli lì semplicissimi, diciamo, non quelli con la testina più ingrossata, più tonda, ma sono davvero quelli semplici, che sono anche perfetti per magari ritoccare il make up, qualche cosina così. E questi
200 pezzi, 1 euro. Poi, allora, al reparto cucina io e mia madre, cioè, ci chiudiamo troppo, e abbiamo preso questi cucchiai con dei dosatori, diciamo, più che dei cucchiai li definirei, perché come vedete ognuno ha scritto quanto riesce a contenere, insomma, il contenuto. Questo infatti è da 1 ml, 2 ml e mezzo, e tra l'altro è carino perché c'è anche il corrispettivo in grammi, e 5 ml, 7 e mezzo e 15, e secondo me sono davvero carini e soprattutto comodi. E questi qui sono comunque in plastica, e questi qui non li trovo, vengono tutti e 5 2 euro. Poi un'altra cosina che abbiamo preso, che è stata carinissima la ragazza, perché ce l'ha anche incartata, visto che è in vetro. Tra l'altro, prima di farvi vedere l'oggetto, io ci tengo a farvi vedere quanto è carina questa carta, cioè è troppo bella. Ok, abbiamo preso questa bottiglietta in vetro, che io non so se voi vedete quanto è bella, è tutta quanta decorata con questi rombi ed è in rilievo, e ha poi questo tappo in, sembrerebbe, cioè a vederlo così sembrerebbe in sughero, invece è, diciamo, in gomma. Sì, è davvero carina. No, stavo leggendo se c'era scritto quanti ml conteneva, ma non c'è scritto, e ci piaceva un sacco, diciamo, per mettere magari dentro i liquori, il limoncello, queste cose così, perché è davvero molto molto bellina. E questa qui è solamente 1 euro, infatti ci sono rimasta perché vi giuro è davvero rifinita benissimo. La rimetto nella fantastica carta con i gatti. Abbiamo poi preso questo qui, che è un set, e questo qui si chiama zipper bag, ma diciamo sul cartellino dove c'era scritto porta trucchi. Infatti, come vedete, ogni pochettina all'interno dei disegni, ad esempio qui dice che andrebbe bene spazzolino e dentifricio, qui c'è il disegno dei pennelli, qui dei cotton fioc, e sono 4 bustine, cioè questa più grande, questa qui in media e 2 più piccoline. Sono queste bustine con la chiusura, con la cernierina, davvero molto comode, che rimangono trasparenti, e secondo me sono carinissime se bisogna portare qualcosa in viaggio o anche semplicemente per tenere delle cosine in borsa. E questi qui non lo trovo. Ok, questo qui viene 2 euro. Infine, io consiglio assolutamente di andare da Tiger se ce l'avete comunque nelle vicinanze, se non capisco che è un po' difficile. Se siete amanti delle cucine etniche o comunque di cibi molto speziati, di spezie particolari, di tè particolari, ce ne sono una marea di tè, e perché in pratica c'è una parete, ok, con appese tutte queste buste con all'interno vari tipi di spezie, dal curry alla curcuma, e dei mix vari fatti apposta, dei sali particolari, ma ce ne sono davvero una marea. Solo che noi non siamo, cioè a me non piacciono le cose troppo complicate, troppo strane, e quindi, diciamo, per comodità e soprattutto per convenienza a livello di prezzo, abbiamo preso del semplice prezzemolo. Tra l'altro sono 60 grammi, cioè una marea davvero, e viene solamente 2 euro, quindi c'è, cioè, la convenienza c'è, cioè, assolutamente. E ci tengo a dire che è importato dalla Germania, quindi insomma niente di cinese, queste cose da mangiare, ma ce ne sono davvero tantissimo. Ora, noi siamo stati monotoni nel prendere il prezzemolo, ma ce n'è davvero una marea di roba. Poi, basta, non so perché ero convinta c'era qualcos'altro. Queste qui sono state le cosine di Tiger. Poi abbiamo fatto un salto da Camaieu,
in tutti i negozi adesso c'è fine fine saldi e se si cerca bene e con un po' di fortuna si trovano davvero delle occasioni. Vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul, e magari ve lo lascio qui, gli stivaletti che avevamo preso da Bershka, e mia madre soprattutto l'ha preso da Bershka in super sconto, e oggi abbiamo bissato con questi stivaletti qui. Questa volta sono degli stivaletti neri con questo tacco abbastanza spesso, insomma sarà un 5, non penso di più. E come vedete ha la parte qui davanti in similpelle ed è davvero molto molto morbida, cioè non è cioè è ovvio che non è pelle, però non è quella pelle similpelle cartonata brutta, ma è molto carina. Qui ha questo cinturino e poi la parte dietro, diciamo, del tallone è in camoscio, e anche questo è davvero molto molto morbido ed è carinissimo. Sono davvero delle scarpe secondo me molto molto carine, che penso che gliele fregherò ogni tanto. E queste qui venivano 27,95 euro e le abbiamo pagate 8 euro, quindi cioè direi più che perfetto. Lo sconto c'è, come, quindi secondo me cioè, nella fine dei saldi bisogna un attimino aver un po' di fortuna sicuramente e poi avere pazienza e saper cercare nei vari negozi. Detto ciò, fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più, se anche voi amate Tiger come me. E io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ragazze, eccoci qui con la prima puntata della Shock Review.